Allora, ripartiamo. Adesso, prima di fare l'esercizio che ho in mente, ne facciamo altri due più semplici. Allora, supponiamo di voler fare la somma dei primi n numeri dispari. Allora, per esempio 1 fa 1, 1 più 3 fa 4, 1 più 3 più 5 fa 9, 1 più 3 più 5 più 7 fa 16. Ci vedete uno schema? No. Guardate. Sì, sì. Chi sono 1, 4, 9, 16? Sono i quadrati di 1, 2 e 4. Ecco, il problema è, prima di poter dimostrare qualunque cosa, bisogna enunciarla. Quindi qual è la proprietà generale? Se io voglio fare la somma dei primi n numeri dispari, comincio da 1, proseguo con 3, proseguo con 5 e dove finisco? Chi è l'ennesimo numero dispari? Chi è l'ennesimo numero dispari? Riflettete in silenzio. Cioè non serve fare rumore per pensare. Chi è l'ennesimo numero dispari? No, il primo numero dispari è 1, il secondo numero dispari è 3, il terzo numero dispari è 5. Chi è 5 rispetto a 3? 2n-1. Se siamo all'ennesimo numero dispari, allora questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, c'è l'ennesimo. 1 rispetto a 1 chi è? È il doppio meno 1. 3 rispetto a 2 chi è? Il doppio meno 1. 5 rispetto a 3 chi è? Il doppio meno 1. L'ennesimo sarà 2n-1. Se partivo da 0 era 2n più 1, che il primo era il doppio più 1, ma siccome parto da 1 l'ennesimo numero dispari è 2n-1. Quanto deve fare questa somma? Allora, se faccio la somma di un numero dispari fa 1, la somma dei primi due numeri dispari fa 4, la somma dei primi tre numeri dispari fa 9, n quadro. Quindi, lo ripeto, noi abbiamo... Stiamo adesso cercando di fare un esercizio ancora non troppo difficile, poi ne facciamo uno un pochino più difficile. Vogliamo fare la somma dei primi n numeri, ma stavolta dei primi n numeri dispari, solo i dispari. Allora, comincio a sommare, 1 più 3 fa 4, 1 più 3 più 5 fa 9, 1 più 3 più 5 più 7 fa 16. Allora, la prima cosa che devo fare è enunciare p di n. Questo è p di n, questo è p di n. Cioè di questo è uguale. Allora, funziona? Beh, questa è, non sono altro che P di 1, P di 2, P di 3 e P di 4. Quindi altro che P di 1. Io le ho verificate le prime 4. Quindi che ci serve adesso? Ci serve di continuare a fare P di 5 e P di 6? No, è inutile, perché sennò arriviamo sempre fino a 5, fino a 6, fino a 10. Ci serve di dimostrare che P di n implica P di n più 1. Ma allora io per dimostrare P di n più 1 cosa devo fare? Non devo fare altro che sommare un ulteriore numero dispari. Dopo 2n-1 chi ci viene? 2n più 1, vado di 2 in 2. Ma questo io sapevo da P di n che fa n quadro. Questa è l'affermazione P di n. Quindi usando P di n, vedete, io uso questo. P di n si chiama ipotesi induttiva.
per ipotesi, che ancora non è dimostrata, ciò si chiama ipotesi. Poi quando sarà dimostrata sarà vero per ogni. Per quell'n, P di n fa n quadro. Quindi andando a sostituire qua viene n quadro più 2n più 1. Vabbè, la parentesi la posso fare. Ma chi è n quadro più 2n più 1? Non è altro che n quadro. E quindi di n più 1. Quindi vedete come funziona questa cosa? Io ho prima dovuto enunciare PDN. Enunciare PDN significa 1 più 3 più 5 più eccetera eccetera fino ad arrivare a 2n-1 è uguale a n quadro per ogni n. Questo è quello che voglio dimostrare. Allora, per dimostrare questa, come ho deciso di procedere, ho verificato che P di 1, P di 2, P di 3, P di 4 possono avere, è giusto per sovrammercato, di verificare, bastava anche verificare solo P di 1, però ho verificato le prime 4. E poi ho dimostrato che se P di n è vera per un certo n, è vera anche per il successivo. Quindi è vera fino a qui, questo fa n quadro. Ma se questo fa n quadro, quando ci aggiungo 2n più 1 fa n quadro più 2n più 1, che è esattamente n più 1 al quadrato. Come si fa il quadrato di un binomio? Quadrato del primo, quadrato del secondo e doppio. Oppure fate il prodotto e semplificate. Chiaro? E questa chi è? Non è esattamente la stessa proprietà fino a n più 1, perché questi erano i primi n numeri dispari, questo è l'n più 1esimo numero dispari, qua c'è n più 1 al quadrato. Quindi esattamente p di n più 1. Quindi se è vera per n, è vera anche per n più 1. Ok? Va bene. Adesso cerchiamo di lasciarlo indicato. Voglio sapere invece stavolta se voglio fare la somma dei primi n numeri pari. Innanzitutto, chi è l'ennesimo numero pari? Questo è il primo numero pari, questo è il secondo numero pari, il terzo numero pari fa 6, l'ennesimo numero pari farà 2n. Quanto fa questa somma? Qua non c'è bisogno di nessun principio di induzione. Posso mettere in evidenza un 2? Questa chi è? È la somma dei primi n numeri naturali, che l'avevamo calcolata prima. Quanto faceva? N per n più 1 mezzi. E quindi questo fa n per n più 1. Quindi la somma dei primi n numeri pari fa n quadro. Dei primi n numeri dispari fa n quadro, dei primi n numeri pari fa n per n più 1. In realtà, per verifica, se facciamo 1 più 2 più 3 più 4 più 2n, vediamo un po' se è vero, facciamo un piccolo controllo. Questo che cos'è? È la somma dei primi 2n numeri naturali. Cosa ci dice quello che abbiamo calcolato prima? Quanto deve fare? La somma dei primi n numeri naturali fa n per n più 1 mezzi. La somma dei primi 2n numeri naturali quanto fa? Non due volte. 2n per 2n per n. 2n per 2n più 1 fratto 2. O no? Però d'altro canto, se io sommo questi e questi, devo ottenere questi. Perché? Allora, 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 2n più 1 più 2n. Non sono gli stessi numeri se faccio la somma di tutti e due.
Quindi dall'altra parte cosa c'ho? N quadro più N per N più 1. Metto in evidenza la N, qua viene N per N più 1. Vedete, questo è N per N e questo è N per N più 1. Cioè mi viene N che moltiplica 2N più 1. E qua quanto mi veniva? Se semplifico il 2, vedete che viene N per 2N più 1. Quindi la somma dei primi 2N numeri naturali fa N per 2N più 1. Vedo delle facce smarrite perché come al solito le lettere fanno paura più dei numeri. Metteteci un... Se non l'avete capito adesso, qua adesso, questo è esattamente il caso in cui uno si mette a casa, si fa un lavoro di 10 minuti, ci comincia a mettere un po' di N, dopo un quarto d'ora, immagicamente fa, ah, ho capito, effettivamente va. Chiaro? Qualcuno l'ha capito subito, qualcuno ci metterà un po' di più, ma non succede niente. L'importante è capirlo. Oh, perché questi due esercizi, pur essendo abbastanza semplici, mi sono serviti per capire chi è l'ennesimo numero dispar, capire chi è l'ennesimo numero pari. Quindi come si vanno a indicare i numeri dispari? I numeri dispari si vanno a indicare con 2n più 1, 2n meno 1, ok? L'ennesimo numero dispari partendo da 1 è 2n meno 1. Perché si indicano in questo modo? Perché il doppio più 1 e il doppio meno 1 sarà sempre dispari. Invece il doppio, il numero naturale, sarà sempre pari. E quindi abbiamo capito come distinguere i numeri dispari dai numeri pari. Poi abbiamo visto quanto fa la somma dei primi n numeri dispari, cioè n quadro. Poi abbiamo visto quanto fa la somma dei primi n numeri pari. Fa n per n più 1. Poi abbiamo pure controllato che è qua. Tutti questi esercizi in realtà si potevano fare evitando il principio di induzione, perché i primi n numeri naturali si possono fare come fa Gauss, i primi n numeri pari si possono fare mettendo in evidenza il 2 usando Gauss da primo, i numeri dispari si possono fare per differenza. Quindi fino a mo il principio di induzione l'abbiamo sì usato, ma non era strettamente necessario. Andiamo a vedere invece un caso in cui ci serve in maniera più efficace. Allora, cancello questo esercizio. Vado a fare uno più difficile. Allora, ricordo, lascio solo scritto che la somma dei primi n numeri naturali faceva n per n più 1 mezzo. Lo voglio scrivere come n quadro mezzi più n mezzi. È un altro modo di scriverlo, ma è perfettamente lecito. Faccio la moltiplicazione di vedere. Adesso il mio scopo è quello di fare la somma dei primi quadrati. Allora voglio fare 1 al quadrato fa 1, 1 al quadrato più 2 al quadrato fa 1 al quadrato fa 1, 2 al quadrato fa 4, fa 5. 1 al quadrato più 2 al quadrato più 3 al quadrato fa 14. Fa 30. 14 più 16 fa 30. Se ci aggiungo un altro quadrato, quanto viene? 55, perché sarebbe 30 più il quadrato di 5, che fa 25, quindi viene 55. Adesso
1 dice mi sono scocciato, poi io trovare la formula generale. Allora, per trovare la formula generale, stavolta il trucco di fare, di scrivere la somma al contrario e fare le somme non funziona, perché se io metto questi numeri al contrario, questo è 1 più 4 più 9, se li metto al contrario 9 più 4 più 1, 1 più 9 e 9 più 1 fanno 10, 4 più 4 fa 8, vedete la somma non è costante. O mi devo inventare un trucco più difficile, o se no non va bene così. Prima, quando è che va bene? Prima trovo la formula, magari la formula posso anche intuire e poi la dimostro per induzione. Cioè il problema del principio di induzione è che tu prima devi capire, intuire la formula, cioè come ha funzionato prima la dimostrazione per induzione. Qualcuno ti ha detto che la somma fine dei numeri finali n faceva n per n più 1 mezzo, dopodiché tu sostituisci la dimostra. Allora, questa somma, quindi 1 al quadrato più 2 al quadrato più 3 al quadrato più n al quadrato, come la vogliamo chiamare? Q con n. Per non confondici, potremmo chiamarla di nuovo S con n, però se no poi ci confondiamo con quella di più. Q con n, oppure S con n, somma dei quadrati, dei primi n. Allora, secondo voi, come può essere fatta questa formula? N al quadrato più n più 1 al quadrato. Guardate questo, per farvi venire l'ispirazione, guardate questo. Com'era fatta questa? Era una costante per n quadro più un'altra costante per n. Lasciamo stare che le costanti sono un mezzo e un mezzo. Allora, io come voglio procedere? Ci metto un punto interrogativo e provo a scrivere A, così, Bn quadro più Cn. Se vado a provare con Bn cambiando le costanti, vedo subito che non funziona. Provo le prime due. Quando vado a sostituire le prime due, quelle mi danno due equazioni su B e C, e quindi posso ricavarmi B e C. Quando, una volta che sono ricavato B e C, posso controllare con quelle seguenti e no, e vedo che non funziona. Perché non funziona? Perché questa era la somma dei numeri fino a n, il grado qua era 1, quindi il grado è 1 e 2. Qua invece ho i quadrati. Cosa devo aggiungere? Provo ad aggiungere un termine con il Q. Perché? Cioè, la mia intuizione è che ci vuole una formula che arrivi a un grado in più. Qua c'avevo che erano elevati al primo grado. Allora qua ci metto qualcosa per n quadro più qualcosa per n. Qua ci metto an cubo più bn quadro più cn. Ok? Proviamo, è un'intuizione, andiamo a vedere se funziona. Dice, ma chi me la dà questa intuizione? È l'esperienza, un pochino, cioè, ci provi, fai dei calcoli, un po' a tentativo, un po' proviamo, vedremo che andrà bene. Come possiamo fare per ricavare A, B e C? Questo invece lo dovete sapere. Come facciamo a ricavare A, B e C? Se questa formula deve valere per ogni n, particolare dovrà essere vera quando n uguale a 1, quando n uguale a 2, quando n uguale a 3. Allora sostituiamo n uguale a 1, che mi viene a sinistra 1 al quadrato, che abbiamo visto fa 1, quando deve essere uguale, se ci metto 1 di qua, quando deve venire 1 per n, che fa? Poi più C. Ah, lo vedete che c'è un'equazione? A più B più C deve fare. Mettiamoci 2. Allora,
1 al quadrato più 2 al quadrato, andiamo a leggere quanto fa 5. Quanto deve fare? 8a e 2 al cubo fa 8 più 4b più 2c. È la stessa equazione di prima? No, è un'altra equazione. Quando faremo algebra lineare vediamo che sono due equazioni indipendenti, cioè si possono usare tutte e due. Andiamo a vedere la successiva. 1 al quadrato più 2 al quadrato più 3 al quadrato deve fare 14. E questo quanto deve fare? 27a più 9b più 3c. Allora, riscriviamo come sistema. Questo lo scrivo a destra, uguale a 1, uguale a 5, uguale a 14. E lo cancello a sinistra. Lo scrivo un po' meglio, allineato, un po' allineato. Ho questo sistema. Per trovare tre incognite, in genere tre equazioni bastano. Vediamo se bastano in questo caso. Come posso fare io per eliminare un po' di incognite? Posso, per esempio, eliminare la C. Allora, la prima equazione la lascio perché mi piace, i numeri sono semplici. Poi, per eliminare la C da qua, cosa devo fare? Prendo questa, la raddoppio e la tolgo da qua. Allora, la raddoppio, 2a più 2b più 2c fa 2. Adesso fate la differenza della seconda meno la prima. Cosa viene? 6a più 2b, 2c meno 2c se ne va, deve fare 3. Vi trovate? Se questa è vera, la differenza deve essere vera. Se voglio eliminare la c dalla terza, cosa faccio? Riprendo l'equazione di prima e la moltiplico non per 2 ma per 3. E adesso faccio la differenza. 27a meno 3a fa 24a, 9b meno 3b fa 6b, 14 meno 3 fa 11, 3c meno 3c si semplifica. Quindi ho ottenuto questo sistema che è quello equivalente a quello di prima. La prima equazione ce l'abbiamo, perché una con la C ci vuole. Le altre due ho eliminato la C. Adesso guardate solo le due di sotto. Possono essere utili per trovare A e B? Allora cosa faccio? Moltiplico questa equazione per 3 e mi viene 18A più 6B uguale 9. E sotto, quando faccio questa meno questa, cosa viene? 6A, 6b meno 6b se ne va, 11 meno 9 fa 2. E la prima equazione la lascio stare tra le quali. Adesso A quanto fa? 2/3. Cioè? Un terzo che è meglio. Poi B quanto fa? 18 per 6b fa 9 meno 18a, ma 18a sono 18 terzi, vale 6, fa 3, quindi b viene 1/2. Quindi c a sua volta fa 1 meno 1/3 meno 1/2 che fa 1/6. Quindi queste prime tre uguaglianze mi dicono che se la mia formula deve essere vera, la formula si deve poter scrivere così: 1/3 n cubo più 1/2 n quadro più 1/6 n, o se preferite mettete in evidenza n, poi scrivete 6 al denominatore, eh? Questo lo possiamo cancellare, non ci serve più.
E quindi cosa rimane? Rimane 2n quadro più 3n più 1, perché quando faccio il multiplo 6 al denominatore, 6 diviso 3 fa 2, quindi viene 2n cubo, n per 2n quadro fa 2n cubo, 6 diviso 2 fa 3n quadro, quindi n per 3n fa 3n quadro, e 6 diviso 6 fa 1, quindi ci abbiamo. In realtà possiamo ulteriormente mettere in evidenza, perché questo è n per n più 1 per 2n più 1. Se fate la moltiplicazione, poi viene 2n quadro, 2n più n fa 3n, 1 per 1 fa 3. Quindi la mia formula, se funziona, deve essere questa. Ho dimostrato che questa formula funziona? No, perché se io vado a impostare queste prime tre equazioni così come ho fatto, ho semplicemente fatto un conto. A, B e C li ho aggiustati per far funzionare queste tre equazioni. Tre equazioni, tre incognite, va bene. Posso sempre trovare A, B e C che facciano funzionare le prime tre equazioni. Però io adesso di equazioni ce ne ho tante altre. C'ho la quarta, c'ho la quinta, c'ho la sesta. Cioè, se io adesso ci vado a mettere n uguale 4, n uguale 5, n uguale 6, stavolta non è scontato che quei numeri lì funzionino bene. Allora, se io vado a mettere 4 e 5 e vedo che questa formula funziona, mi viene il sospetto che effettivamente funziona. Allora andiamo a vedere. Se ci metto 4, quanto viene qua? 4 per fa 20, per 9 fa 180, diviso 6 fa 30. Fino a 4 la somma faceva e si trova. Andiamo a vedere se ci metto 5. 5 per 6, 6 lo semplifichiamo direttamente, per 11, quindi dobbiamo fare semplicemente 5 per 11. 5 per 11 fa 55 e si trova. Quindi effettivamente questa formula sembra proprio vera. Allora, ripeto, perché questo è un esercizio chiaramente più difficile, però se uno segue non ci sta nulla di complicato anche qui. Io voglio fare la somma dei primi n quadrati. Come procede? Prima provo a fare come aveva fatto Gauss e vedo che non funziona. Poi dico, però la somma dei primi n numeri naturali faceva qualcosa per n quadro più qualcosa per n. Stavolta sto facendo la somma dei quadrati, quindi qua ci voglio mettere un grado in più, perché quando, se provavo semplicemente così, mi venivano due costanti dalle prime due e poi vedevo la terza non funzionava. Io ho voluto saltare questo passaggio perché perdevo troppo tempo. Però potevate anche provare con qualcosa per n quadro più qualcosa per n, e vedete che le prime due ricavate B e C, e poi vedete che la terza non funziona. Ok? Allora, per risolvere la questione cosa faccio? Aggiungo un grado. Ci metto n. Le prime tre uguaglianze mi danno un sistema di tre equazioni di tre incognite. È un sistema di quelli che possiamo fare già dalle superiori, insomma, non è un sistema complicato. Perché? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato quello che si chiama metodo di eliminazione. Con la prima equazione abbiamo eliminato il C dalla seconda e dalla terza, con la seconda abbiamo eliminato B dalla terza, questa mi dà A, sostituisco questa mi dà B, sostituisco questa mi dà C. Fine. Potete anche verificare che questi valori vanno bene qua, no? Un sesto più un terzo più un mezzo fa 1, per 3 fa 3. Un sesto era un terzo, 8 terzi più 2 più un terzo fa 3 più 2 che fa 5, 27 terzi fa 9, più 9 mezzi più un mezzo, 9 mezzi più un mezzo fa 10 mezzi che fa 5, 5 più 9 fa 10. Quindi potete anche verificare che il sistema originale è soddisfatto. Bene, fino a mo Non possiamo dire di aver trovato la formula, neanche a livello di speranza, perché dice, vabbè, grazie, tu avevi tre equazioni, c'hai tre parametri liberi,
sicuro che le cose funzionano. Il problema è che diciamo, la risorsa è che io di equazioni ne ho quante ne voglio, ho la quarta, ho la quinta, ho la sesta. La prossima, fino a 6 al quadrato, quanto sarà? 55 più 36 farà 91. Se ci vado a mettere 6, qua cosa mi viene? Mi viene 6 per 7, 6 si semplifica, per 6 per 2 più 1 fa 13, quindi viene 7 per 13, 7 per 13 fa 91. Quindi voi adesso potete verificare questa formula non solo per i primi 3, ma per 4, per 5, per 6, per 7. Quando vi siete scocciati di verificarla, perché viene sempre giusta, dice vabbè, ho capito, è giusta, mo come la dimostriamo? Quindi il problema stavolta è la dimostrazione, la formula l'hai trovata. Vero, dici, ma io non la trovavo, e poi dopo un po' impari a trovarla pure tu, studi un po'. Adesso come la dimostri però? Vedete voi alternative al fatto di dimostrarla per induzione? Io ce l'ho però, niente. Si può dimostrare questi per induzione? Sì. Funziona come prima. Verificarla per 1, l'abbiamo verificata fino a 6. Va bene, cosa dobbiamo dimostrare? Che P di N implica? P di N più 1. Allora come si fa a dimostrare che P di N implichi P di N più 1? Stavolta è facile. P di N implica P di N più 1. Allora QN più 1 è uguale a Q con N più n più 1 al quadrato. Q con n arrivava fino a n quadro, successivo a n più 1 quadro. Ma Q con n lo prendo da là, questo è n per n più 1 per 2n più 1 sesti più n più 1 al quadrato. Quindi mi fa sesti, qua c'ho prima n più 1. Questo era n più 1 che moltiplicava 2n quadro più n. Lo voglio scrivere insieme perché non capirete per più. Dall'altra parte c'ho più n più 1 per 6n più 6. Perché sarebbe n più 1 per n più 1 per 6. Allora un n più 1 lo metto in evidenza, l'altro n più 1 lo moltiplico per 6, fa 6n più 6. Adesso metto n più 1 in evidenza e mi rimane, al denominatore viene 6, al numeratore cosa viene? Viene 2n quadro più 7n più 6, cioè n più 1, questa parentesi quadra si può scrivere come n più 2 per 2n più 3, tratto 6. Allora, n più 1 ci sta, 6 ci sta. Andiamo a fare questo prodotto. 2n quadro ci sta, poi 3n più 4n fa 7n, ci sta, 2 per 3 fa 6 e ci sta. Quindi un po' di algebra. Dice ma io non lo so fare l'algebra, e impari. Non è difficile, basta fare i conti senza dimenticarsi niente. Mozzico in testa. Per quale motivo? Perché siete stati abituati male, male, malissimo. Abituati male significa faccio l'esercizio, guardo il libro, torna, sta fatto bene. Non si fa così il controllo. Il controllo fa, lo faccio tre volte in tre modi diversi e funziona. Solo quando ho imparato a farlo e lo so fare e lo so fare bene, allora sì, controllo giusto per vedere che non mi sono distratto quella volta e so che già che l'ho fatto bene. Ma le prime volte, quando... Allora, le prime volte, quando lo fai, quando sviluppi le espressioni algebriche, lo fai, controlli, non torna. Allora che fai? Ti rimetti e lo fai in un altro modo, oppure vai a vedere, a cercare esattamente perché
dove hai sbagliato, e una volta che hai trovato dove hai sbagliato devi capire perché hai sbagliato, no che dici ma te come ti viene là, allora confronti, allora hai sbagliato qua, com'è che fai? Perché in quel caso non c'è l'analisi dell'errore. Se ho sbagliato, perché ho sbagliato? La prossima volta, se faccio nello stesso modo, sbaglierò di nuovo. Non è soltanto capire dove ho sbagliato, è chiaro che io a me non torno, a te torna, vediamo che abbiamo fatto, ah qua ho sbagliato, presupponendo che io abbia sbagliato per distrazione. No, magari ho sbagliato perché io là faccio sempre lo stesso tipo di errore, perché sbaglio a mettere, diciamo, a fare la frazione con denominatore comune. Cioè ci sta una componente di distrazione, ma ci sta anche una componente di errore che è sistematica. Allora, se voi non capite alcuni passaggi, concentratevi sul fatto perché non ho capito quel passaggio, perché non riesco a capire quel passaggio. Vedete che dopo un po' il passaggio lo capite. Perché c'è vero, ce l'ho io. Non è che non ci sta, ci sta. Allora, se ci sta, si può usare. È gratis. Non è che pagate per usare il cervello. In genere si paga molto se non lo si usa. Certo, è chiaro. Adesso torniamo qua, cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo dimostrato che se Q con N valeva questo, allora Q con N più 1 vale questo. Ma questa è l'espressione giusta? Sì, perché? Chi era questo? Questo era N, questo era il successore di N, questo era il doppio di n più 1. Questo è n più 1, questo è il successore di n più 1, perché il successore di n più 1 fa n più 2. Il doppio di n più 1 quando fa 2n più 2 più 1 fa 2n più 3. Questo non deve essere il doppio di n, cioè non deve essere 2n più 2, deve essere 2n più 3, perché questo è il doppio di questo più 1, e questo deve essere il doppio di questo. Quindi cosa abbiamo dimostrato? Che se quella formula valeva per n, vale anche per n più 1. Quindi abbiamo dimostrato questa. Ma allora posso invocare il principio di induzione e dire che la mia p con n vale per 1, vale per 1, per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, l'abbiamo verificato. Se vale per un certo n, vale anche per n più 1, quindi vale sempre. Questa formula è vera e l'abbiamo dimostrata. Vediamo se abbiamo ancora 10 minuti. Sì. Ultimo esercizio, stavolta è più facile, ma anche più difficile. Cioè non è un esercizio che dovete fare voi, è un esercizio dove peggio dovete trovare l'errore nel ragionamento. È un esercizio, chiaramente è un è una cosa costruita in maniera molto sottile, quindi l'errore non è immediato, però prima di far prendere aderenti, pensare, attivare il cervello. Allora l'esercizio è questo. Teorema. Ovviamente il teorema ce lo scrivo falso, se no qualcuno poi mette la cosa su YouTube, fa un taglio in gol. Ogni insieme di n oggetti è costituito da n copie dello stesso oggetto. Chiaro che è falso. Se prendo un insieme di
anche mettiamo solo monete, sono 2, 4, 6, 7 monete, non è detto che debbano essere per forza tutte uguali, ci sta a costare qualche moneta da 1 euro, qualche moneta da 50 centesimi, qualche moneta da 2 centesimi, quindi è evidente che è falso, però adesso lo dimostriamo. Questa affermazione è un'affermazione che dipende dal numero naturale, P di n. Allora, P di 1 è vera, ed è evidente che è vera, perché un insieme di un oggetto è una propria dello stesso oggetto. Adesso andiamo a vedere che P di n implica P di n più 1. Allora, per farvi capire che P di n implica P di n più 1, io prendo un insieme di, diciamo, 5 oggetti. Ok? Allora, ne tolgo uno. Sono, rimangono i 4. Io però posso usare, io non devo dimostrare P con n più 1, devo dimostrare che se è vera P con n, allora è vera anche P con n più 1. Quindi posso supporre che per n uguale 4 P con n sia vero. Quindi questi insieme sono 4 oggetti tutti uguali. Queste sono 4 copie dello stesso oggetto. Ok? Però a questo punto uno dice, vabbè, però pure se tolgo questi, questi rimangono, sono 4 copie dello stesso oggetto. Ad esempio, nel primo caso erano 4 penne, nel secondo caso devono essere pure 4 penne. Perché devono essere pure 4 penne? Perché c'è un altro discorso. Allora, questo, diciamo, prendete tre elementi, x, z e y. Y e z erano due copie dello stesso oggetto. X e y sono due copie dello stesso oggetto, quindi per transitività x, y e z sono tutti e tre copie dello stesso oggetto. Quindi se 4 oggetti erano 4 copie dello stesso oggetto, 5 oggetti saranno 5 copie dello stesso oggetto. Questo è matematicamente vero, non c'è nulla di sbagliato. Ok? Ma allora applico il principio di induzione, P di n è vera per ogni n. E il teorema? Ma il teorema è qua. Dove sta l'errore? Sono stato molto preciso e vi ho scritto anche le cose in maniera tale che ci potreste anche arrivare. Quindi vediamo se qualcuno ci arriva. Forse perché ci stanno le copie dell'oggetto più l'oggetto stesso. Cominciamo a dire qualcosa che sia comprensibile e che non sia filosofia. Senza nulla togliere alla filosofia. Qual è il problema? Se tutti sono formati dallo stesso n, allora non esiste n più 1. Ripeto, questa è filosofia. Saltiamo se tre altri due oggetti formati a quella. Beh, questa è l'ipotesi induttiva. Cioè, se ci tolgo questo, questi sono 4 e per ipotesi induttiva sono uguali, qualunque numero sia, per ipotesi induttiva sono uguali. Rimetto tutte e due le linee. In realtà questo ragionamento fallisce, la faccio breve e ve lo dico io dove fallisce, perché tanto in genere qua non ci si arriva subito. Ricordatevi che questa implicazione deve valere per ogni n, e questo non è vero. Questa qua è vera, ma è vera per ogni n maggiore o uguale di 2, cioè fino a che gli oggetti sono da 3 in su, allora, togliamo, mettiamo una. Se gli oggetti sono 3, quello che ho detto funziona, perché tolgo x
per ipotesi induttiva y e z sono uguali, tolgo z per ipotesi induttiva x e y sono uguali, allora x uguale a y uguale a z sono tutti uguali. Sono tutti copie dello stesso oggetto, per essere precisi. Ci siamo fino a qui. Ma andiamo a vedere tra 1 e 2. Se gli oggetti sono solo 2, quindi se n è uguale a 1 e n più 1 è uguale a 2, e gli oggetti sono solo x e y, allora ci tolgo x, y è una copia dello stesso oggetto. Ci tolgo x è una copia dello stesso oggetto, ma nessuno mi dice più che questi due sono uguali. Perché? Perché ci manca il terzo per applicare la transitività. Allora, sono due, una penna e un orologio. Ci tolgo la penna e quell'orologio è una copia dell'orologio. Ci tolgo l'orologio, la penna è una copia della penna. Perché dovrebbero essere uguali? Non si sa, non ci sta il terzo da fare. Allora, guardate qual è la situazione. Questa è vera. Poi, diciamo, abbiamo una situazione in cui immaginiamo come fossero tesserine del godown. Allora, questa cade, questa fa cadere questa farebbe cadere questa e così via, ma la prima, cioè la numero 2, non cade. Cadono tutte le tessere? No, cade solo la prima. La prima è corta, non cade, non fa cadere la seconda. La prima è vera, ma non rende vera la seconda. Se fosse vera la seconda, sarebbe vero sempre. Ma siccome la seconda non è vera, perché questa implicazione vale da 2 in poi, in effetti, scusa un attimo, se tu prendi un cassetto e tiri fuori coppie di oggetti, e quando tiri fuori coppie di oggetti ti ottieni solo coppie di biglie, in quel cassetto cosa ci sta? Solo biglie. E quindi, se tutti gli insiemi di due oggetti fossero fatti da due copie dello stesso oggetto, è chiaro che un insieme di n oggetti sarebbe fatto da n copie dello stesso oggetto. Quindi da due, se fosse vero per due, sarebbe vero sempre. Il problema è che non è vero per due. Io ho abilmente mascherato, ho detto che è vero per uno. Se è vero per n, è vero anche per n più 1, soltanto che è vero da 2 in poi. E quindi non è vero sempre, è vero solo per uno, perché è esattamente questa situazione. La prima è vera, la seconda no. Se era vera la seconda, era vero sempre, ma la seconda non è vera, e dalla seconda in poi non è vero. È chiaro? Quindi bisogna stare attenti a come lo si applica il principio di induzione, che non ci siano interruzioni nella catena. Perché se a un certo punto P7 non implica P8, la catena si ferma ed è finita. Ok. Allora, facciamo un attimo il riassunto. Oggi abbiamo introdotto i numeri naturali. I numeri naturali sono una fila di numeri che inizia, almeno per noi, con 1. Ogni elemento ha un successore. Esiste un elemento che non è il successore di 1, che è il primo elemento, che è 1. Elementi distinti hanno successori distinti, ma queste tre assiomi, queste tre proprietà non bastano a identificare questa fila. Ce ne vuole una quarta. La quarta è il principio di induzione. Se 1 appartiene al sottoinsieme e se il sottoinsieme contiene un elemento deve contenere anche il successivo, allora il sottoinsieme deve essere ottone. Quindi se una certa proprietà è vera per 1, se Pdn implica Pdn più 1, allora Pdn è vera per ottone. Chiaro? Abbiamo visto delle applicazioni teoriche e pratiche del principio di induzione, ci abbiamo fatto gli esercizi e abbiamo visto anche questo esercizio per mettere in guardia in cui, diciamo, questa qua deve essere sì vera, ma deve essere vera per ogni n a partire da 1 in più, no? Come in questo caso per ogni n maggiore o uguale. Va bene, per oggi basta.